Cosa c'è, Max? Volevate lavare l'auto? O vi dedicate allo spionaggio nelle ore libere? Dovete essere più cauto quando attraversate il cortile. Madame potrebbe vedervi. Già, potrei rientrare dalle scale di servizio con le scarpe in mano. Va bene così? Io non voglio sapere dove va ogni notte il signor Gillis. E perché no? Vado a scrivere un film. E devo finirlo. Cascasse il mondo. La verità è che sono molto in ansia per Madame. Lo credo. Ma noi commettiamo un errore. Non è secondando la sua mania che l'aiuteremo, preparandole un film che non si farà mai. Cosa accadrà quando lo saprà? Non lo saprà mai. Questo è affar mio. E non da ora, ma da lungo tempo. Sappiate che fui io a scoprirla quando aveva 16 anni. Io feci di lei una stella. E non permetterò la sua completa rovina. Voi l'avete lanciata? Sì. Io diressi i suoi primi films. C'erano tre giovani registi che promettevano a quel tempo. D.W. Griffith, Cecil B. DeMille e Max von Meyerling. E lei ha fatto di voi il suo servitore? Ho chiesto io questo privilegio, questa umiliazione, se preferite. Avrei continuato la mia carriera se non avessi trovato insopportabile vivere lontano da lei per sempre. Vedete? Io sono stato il suo primo marito.